Bene, siamo con Mister Carta. È arrivato un pareggio. Ci abbiamo provato a vincere. Siamo passati in vantaggio, ma è un vantaggio che è durato pochissimo. Abbiamo trovato una squadra davvero rognosa. Eh sì, d'altronde le abbiamo incontrate tutte a partire dal Sorrento, poi le due trasferte di Pagani prima e l'altra che abbiamo fatto con la Lupara Frascati e oggi con il Cassino sono le prime quattro in classifica. Per cui il valore delle squadre si è visto tutto. Contro la prima della classe siamo riusciti a spuntarla, oggi ce l'abbiamo messa tutto, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti bene, abbiamo trovato il gol del vantaggio, a mio avviso abbiamo subito il gol del pareggio in maniera, diciamo così, un po', tra virgolette, molle, nel senso che potevamo probabilmente fare qualcosa di più. Poi la partita è scivolata via sui binari, a mio avviso, dell'equilibrio, soltanto un episodio poteva cambiare questi equilibri. L'episodio ce l'abbiamo avuto con una palla che ha messo in mezzo De Montis, che è stata ciccata prima da Ottocata, insomma, ma non il tanto che bastava per metterla dentro da Nurchi e poi da Ganzerli, che da quinto ha chiuso sul secondo palo, però non siamo stati fortunati. La partita l'abbiamo combattuta, purtroppo bisogna fare i conti con l'avversario, la Serie D la conosciamo tutti quanti, è un campionato importante dove ogni partita bisogna mettersi in discussione e giocarla con tutte, sia che si chiami Cassino, sia che si chiami Tivoli, che è la prossima trasferta che andremo a fare, e così via per tutte le squadre. Ormai stiamo quasi al giro di boa, ci manca solo di vedere il Monte Rotondo, perché il Tivoli abbiamo avuto il piacere di incontrarlo in Coppa Italia, per cui ora li abbiamo visto tutti e sappiamo bene di che pasta è fatto questo campionato. Non ci resta che rimboccarci le maniche e giocarci tutte le nostre carte fino alla fine. Alla luce di questo, appunto, dopo 15 giornate, questo campionato si è dimostrato tosto, tosto quanto vi aspettavate o credevate di poter avere, in relazione anche agli uomini squadra che avete, di No, poter fare un campionato diverso? certo, all'avvio non pensavamo di trovarci in questa situazione, però sapevamo che il compito era arduo e difficile perché la squadra è stata rinnovata per buona parte quest'anno, quindi c'era bisogno di un po' di tempo per trovare la chimica giusta. Una volta che l'abbiamo trovata, abbiamo avuto la sfortuna che il calendario ci ha proposto una dietro l'altra le prime quattro della classe, dove ad onor del vero ce la siamo, a mio avviso, giocata in tutte le occasioni. Poi probabilmente in alcuni abbiamo raccolto qualcosa in meno, perché la sconfitta di Pagani grida ancora vendetta, nel senso che probabilmente lì portare a casa un punto non era sicuramente un dramma, un furto, insomma. È andata così e ci rimbocchiamo le maniche e ci riproponiamo, ripeto, domenica dopo domenica. Mister, lo sfortunatissimo autore del gol, Kogoti, è uscito per un Sì. infortunio, è probabile che sia qualcosa di muscolare? Sì, aspettiamo adesso le canoniche 48 ore per capire un po' l'entità del danno, però mi dicono che è probabilmente un qualcosa di muscolare, insomma, speriamo non sia così grave, anche perché adesso andremo incontro alla sosta natalizia, avremo qualche giorno in più per recuperarlo. Grazie. Grazie.